In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia per Santitate Vestram Catalogo Santorum Ascribi. Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che Vostra Santità iscriva i Beati Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincenzium Romano, Marian Catarinan Casper, Nazarian Ignatian a Santa Teresia a Jesu March Mesa et Nuntium Sulprizio. Il Beato Paolo VI, Giovanni Battista Montini, nacque a Concesio, Brescia, il 26 settembre 1897. Venne ordinato presbitero diocesano il 29 maggio 1920. Nel 1937 fu nominato sostituto della Segreteria di Stato. Durante la Seconda Guerra Mondiale promosse l'assistenza caritativa e di ospitalità per i perseguitati dal nazifascismo, in modo particolare per gli ebrei. Quindi fu prosegretario di Stato per gli affari ordinari e nel 1954 venne nominato arcivescovo di Milano. San Giovanni XXIII gli impose la berretta cardinalizia nel 1958.
ascese al Soglio di Pietro il 21 giugno 1963, assumendo il nome di Paolo VI. Tra le sue innumerevoli iniziative si segnalano la conduzione e l'applicazione del Concilio Vaticano II, i viaggi apostolici, il dialogo ecumenico e interreligioso. Dopo una brevissima malattia, morì a Castel Gandolfo la sera del 6 agosto 1978. Fu beatificato nel 2014 da Vostra Santità. Il beato Oscar Arnulfo Romero Caldames nacque il 15 agosto 1917 a Ciudad de Barrios, nella Repubblica di El Salvador. Nel 1942 ricevette l'ordinazione presbiterale, fu per 20 anni parroco nella diocesi di San Miguel. Nel 1970 venne nominato ausiliare di San Salvador, quindi vescovo di Santiago de Maria, e nel 1977 arcivescovo di San Salvador. Nel frattempo scoppiò una grave crisi politica nel paese che sfociò in una guerra civile. Monsignor Romero, nel constatare la violenza contro i deboli e le uccisioni di preti e catechisti, sentì il dovere pastorale di assumere un atteggiamento di fortalezza. Il 24 marzo 1980 venne ucciso mentre celebrava la messa. Nel 2015 Vostra Santità lo dichiarò beato. Il beato Francesco Spinelli nacque a Milano il 14 aprile 1853. Compiuto l'iter formativo, ricevette l'ordinazione sacerdotale nel 1875. A Roma ebbe l'ispirazione di dare inizio a una comunità di giovani donne che consacrassero la propria vita al Signore presente nell'Eucaristia. Così, anche in seguito all'incontro con Santa Caterina Comensoli, diede vita all'istituto delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento. Il beato esercitò il suo ruolo di fondatore e superiore. Chiuse serenamente la sua giornata terrena il 6 febbraio 1913. Il sommo pontefice Giovanni Paolo II lo annoverò tra i beati nel 1992. Il beato Vincenzo Romano nacque a Torre del Greco presso Napoli il 3 giugno 1751. Nel 1775 venne ordinato sacerdote. Il suo ministero nel paese natale fu subito caratterizzato da speciale attenzione per gli ultimi e dall'impegno per l'educazione dei ragazzi e dei giovani. Il 15 giugno 1794 Torre del Greco fu quasi completamente distrutta da una violenta eruzione di lava del Vesuvio. Il beato divenne l'anima della rinascita materiale e soprattutto religiosa e morale della comunità. Morì il 20 dicembre 1831. Il sommo pontefice Paolo VI nel 1963 lo dichiarò beato. La beata Maria Caterina Kasper nacque il 26 maggio 1820 a Dernbach, in Germania. Forte ed estroversa, trascorse l'adolescenza lavorando nei campi e perfino spaccando pietre per la costruzione di strade. In questo contesto ebbe l'intuizione di fondare un istituto di suore a servizio delle classi sociali più umili. Pertanto, nel 1848 aprì la Casa delle Povere Ancelle di Gesù Cristo, in cui furono accolti i poveri del paese. La congregazione si diffuse rapidamente anche al di fuori dei confini tedeschi ed europei, per giungere nelle Americhe e successivamente in India. Colpita da infarto, morì il 2 febbraio 1898. Il sommo pontefice Paolo VI, nel 1978, la annoverò tra i beati. La beata Nazaria Ignazia de Santa Teresa di Gesù Marc Mesa nacque a Madrid il 10 gennaio 1889. In Messico, dove la famiglia si era trasferita, conobbe le suore degli anziani abbandonati e nel 1908 entrò nell'istituto. Dopo aver pronunciato i primi voti nel 1911, venne inviata in Bolivia. La consapevolezza di fronte ad una situazione sociale sempre più problematica
indusse Nazaria a fondare la congregazione delle suore missionarie crociate della Chiesa per il servizio dei poveri e la promozione della donna. La sua vita corse grave pericolo sia in Bolivia che in Spagna durante la guerra civile 1936-1939. Nel 1942 dalla Spagna si recò a Buenos Aires, ma le sue condizioni di salute andarono peggiorando. Morì il 6 luglio 1943. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel 1992 ne celebrò la beatificazione. Il Beato Nunzio Sulprizio nacque il 13 aprile del 1817 a Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara. Rimasto orfano di entrambi i genitori, a soli 6 anni fu accudito dalla nonna materna che gli insegnò a cercare Gesù presente nell'Eucaristia e ad invocare la Vergine Santissima. Ben presto anche la nonna morì e Nunzio venne affidato ad uno zio presso il quale lavorò come fabbro. Il duro lavoro e i maltrattamenti subiti lo fecero ammalare di tubercolosi ossea. Trasferitosi a Napoli e ricoverato all'ospedale degli incurabili, poté finalmente ricevere la prima comunione tanto desiderata. La malattia degenerò rapidamente e la morte sopraggiunse il 5 maggio del 1836. Nunzio aveva appena 19 anni. Il Sommo Pontefice Leone XIII ne decretò l'eroicità delle virtù nel 1890, proponendolo come modello ai giovani. Il 1 dicembre 1963 il Sommo Pontefice Paolo VI lo proclamò beato. Il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi ha letto brevemente le biografie di questi 7 nuovi santi, dopo aver chiesto al Papa di poter iscrivere i beati nell'albo dei santi e come tali che siano invocati da tutti i cristiani. Fratres carissimi, Dio Patri Onnipotenti, Preces Nostras per Jesum Christum levem, o Beate Maria Virginis et Omnium Sanctorum Suorum Incertessione, Sua Grazia sostiniat, id quod solenniter actoris somus. Thank you.
Preces populi tui quae sumus homine benignus admit, ut quo famulato nostro gerimus et tibi placiat, et ecclesiae tue proficiat incrementis, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite christiane incrementis. Ad onore della Santissima Trinità, per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo santi i beati. Maria Caterina Casper, Nazarian Ignatian, a Santa Teresia, a Gesù Marchmessa, et nuntium sulpizio, santos esse decernimus et definimus, al Santorum catalogo ascrivimus, e li iscriviamo nell'albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi. Et Spiritus Santi. Amen. E alle 10:37 di questa domenica 14 ottobre 2018 la Chiesa ha 7 nuovi santi. Beatissime Pater, nomine Santa Ecclesia e nixas gratias ago, de pronunciazione a santitate vestra facta, ac humili terpeto utueadan santitas vestra super per acta canonizzazione litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Il prefetto così si è rivolto al Santo Padre: Beatissimo Padre, a nome della Santa Chiesa rendo fervi le grazie per la dichiarazione fatta da Vostra Santità e chiedo umilmente di voler disporre che venga redatta la lettera apostolica circa la canonizzazione avvenuta. E il Papa ha risposto: lo ordiniamo.
Oremos. Tua nos quesum Domine gratia, semper et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugis. Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Amen. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Verbum Domini. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Al mattino con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Oh, dear.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Dalla lettera agli Ebrei. Más tajante que espada de doble filo. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo render conto. Il Vangelo sarà proclamato in latino e greco. Lasceremo all'ascolto la proclamazione in latino e faremo la traduzione sul testo greco. In illo tempore, cum egrederetur Iesus in viam, accurrens quidam,
et genuflexo anteum rogabat eum. Magister bone, quid faciam ut vitam aeternam percipiam. Iesus autem dixit ei, quid medicis bonum. Nemo bonus nisi unus Deus, precepta nosti, ne occidas, ne adulteres, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem, feceris honora patrem tuum et matrem. Ille autem dixit ei, magister, ec omnia conservavia juventute mea. Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit illi, unum tibi est, vade, quecunque abes, vende et da pauperibus, et abebis thesaurum in celo, et veni sequere me. Qui contristatus in hoc verbo habit merens, erat enim habens possessiones multas. Et circumspiciens Iesus sait discipulis suis, quam difficile qui pecunia sabent in regnum Dei introibunt. Discipuli autem obstupescebat in verbis eius. At Iesus rursus respondens ait illis, Fili, quam difficile est in regnum Dei introire. Facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei. Qui magis admirabantur dicentes ad semet ipsos, et qui potes salvus fieri. Intuens illos Iesus ait, apud homines impossibile est, sed non apud Deum. Omnia enim possibilia sunt apud Deum. Cepit Petrus ei dicere, ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te. Ait Iesus, amen dico vobis, nemo est qui reliquerit domum aut fratres, aut sorores, aut matrem, aut patrem, aut filios, aut agros, propter me et propter evangelium, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc, domos et fratres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in seculo futuro vitam aeternam. Verbum Domini. Sophia orethi acusomen tua io evangelio. Eidi passi. Sapienza, ascoltiamo in piedi il Santo Vangelo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Santo Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore.
gloria a te. Προσκομέν το καιρό εκείνο εκπορευωμένου του Ιησού. Στιάμε ατέντι. Ισοδόν προσδραμών εις και εγον υπετίσας αυτόν. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare in falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό. Εν σε ιστερή, είπαγε ο Ζαέκης. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Gloria a te, Signore, gloria a te. Thank you.
E mentre il Santo Padre benedice l'assemblea con l'Evangeliario, la scuola canta «Ad multos annos Padre Santo». Seconda lettura ci ha detto che la parola di Dio è viva, efficace e tagliente. È proprio così. La parola di Dio non è solo un insieme di verità o un edificante racconto spirituale, no. È parola viva che tocca la vita, che la trasforma. Lì Gesù in persona, Lui, che è la parola vivente di Dio, parla ai nostri cuori. Il Vangelo in particolare ci invita all'incontro con il Signore, sull'esempio di quel tale che gli corse incontro. Possiamo immedesimarci in quell'uomo, di cui il testo non dice il nome, quasi a suggerire che possa rappresentare ciascuno di noi. Egli domanda a Gesù come avere in eredità la vita eterna. Chiede la vita per sempre, la vita in pienezza. Qui di noi non la vorrebbe? Ma notiamo, la chiede come un'eredità da avere, come un bene da ottenere, da conquistare con le sue forze. Infatti, per possedere questo bene ha osservato i comandamenti fin dall'infanzia e per raggiungere lo scopo è disposto a osservare altri. Per questo chiede: che cosa devo fare per avere? La risposta di Gesù lo spiazza. Il Signore fissa lo sguardo su di Lui e lo ama. Gesù cambia prospettiva dai precetti osservati per ottenere ricompense all'amore gratuito e totale. Quel tale parlava nei termini di domanda e offerta. Gesù gli propone una storia di amore. Gli chiede di passare dall'osservanza delle leggi al dono di sé, dal fare per sé al essere con Lui. E gli fa una proposta di vita tagliente. Vendi quello che hai, dallo ai poveri. Vieni, seguimi. Anche a te Gesù dice, vieni, seguimi. Vieni, non stare fermo, perché non basta non fare nulla di male per essere di Gesù. Seguimi, non andare dietro a Gesù solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno. Non accontentarti di osservare dei precetti, di fare un po' di elemosina e dire qualche preghiera. Trova in Lui il Dio che ti ama sempre, il senso della tua vita, la forza di donarti. Ancora Gesù dice, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Il Signore non fa teorie su povertà e ricchezza, ma va diretto alla vita. Ti chiede di lasciare quello che appesantisce il cuore, di svuotarti di beni per fare posto a Lui, unico bene. Non si può seguire veramente Gesù quando si è saborrati dalle cose, perché se il cuore è affollato di beni non ci sarà spazio per il Signore, che diventerà una cosa tra le altre.
Per questo la ricchezza è pericolosa e, dice Gesù, rende difficile persino salvarsi. Non perché Dio sia severo o no, il problema è dalla nostra parte, il nostro troppo avere, il nostro troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono incapaci di amare. Perciò San Paolo ricorda che l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. Lo vediamo, dove si mettono al centro i soldi non c'è posto per Dio e non c'è posto neanche per l'uomo. Gesù è radicale, egli dà tutto e chiede tutto, dà un amore totale e chiede un cuore indiviso. Anche oggi si dà a noi come pane vivo, possiamo dare in cambio le briciole? A Lui, fatosi nostro servo fino ad andare in croce per noi, non possiamo rispondere solo con l'osservanza di qualche precetto. A Lui, che ci offre la vita eterna, non possiamo dare qualche ritaglio di tempo. Gesù non si accontenta di una percentuale di amore. Non possiamo amarlo al 20, al 50 o al 60%. O tutto o niente. Cari fratelli e sorelle, il nostro cuore è come una calamita. Si lascia attirare dall'amore, ma può attaccarsi da una parte sola e deve scegliere. O amerà Dio o amerà la ricchezza del mondo. O vivrà per amare o vivrà per sé. Chiediamoci da che parte stiamo. Chiediamoci a che punto siamo nella nostra storia di amore con Dio. Ci accontentiamo di qualche precetto o seguiamo Gesù da innamorati, veramente disposti a lasciare qualcosa per Lui? Gesù interroga ciascuno di noi e tutti noi come Chiesa in cammino. Siamo una Chiesa che soltanto predica buoni precetti o una Chiesa sposa che per il suo Signore si lancia nell'amore? Lo seguiamo davvero o ritorniamo sui passi del mondo come quel tale? Insomma, ci basta Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia di saper lasciare per amore del Signore, lasciare ricchezze, lasciare nostalgie di ruoli e poteri, lasciare strutture non più adeguate all'annuncio del Vangelo, i pesi che frenano la missione, i lacci che ci legano al mondo. Senza un salto in avanti nell'amore, la nostra vita e la nostra Chiesa si ammalano di autocompiacimento egocentrico. Si cerca la gioia in qualche piacere passeggero. Ci si rinchiude nel chiacchiericcio sterile, ci si adagia nella monotonia di una vita cristiana senza slancio, dove un po' di narcisismo copre la tristezza del rimanere incompiuti. Fu così che per quel tale che, dice il Vangelo, se ne andò rattristato. Si era ancorato ai precetti e ai suoi molti beni. Non aveva dato il cuore. E pur avendo incontrato Gesù e ricevuto il suo sguardo d'amore, se ne andò triste. La tristezza è la prova dell'amore incompiuto. È il segno di un cuore tiepido, invece un cuore alleggerito di beni, che libero ama il Signore, diffonde sempre la gioia, quella gioia di cui oggi c'è il grande bisogno.
Il Santo Papa Paolo VI scrisse: «È nel cuore delle loro angosce che i nostri contemporanei hanno bisogno di conoscere la gioia di sentire il suo canto. Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l'incontro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino. L'ha fatto Paolo VI sull'esempio dell'Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell'annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Paolo VI, anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione, la vocazione universale alla santità, non alle mezze misure, ma alla santità. È bello che insieme a lui e agli altri santi e sante odierne ci sia Monsignor Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato di Gesù e dai fratelli. Lo stesso possiamo dire di Francesco Spinelli, di Vincenzo Romano, di Maria Caterina Casper, di Nazario Inácio, di Santa Teresa di Gesù, anche del nostro ragazzo napoletano Nunzio Sulprizio, il santo giovane, coraggioso, umile, che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, nel silenzio e l'offerta di se stesso. Tutti questi santi in diversi contesti hanno tradotto con la vita la parola di oggi, senza tepidezza, senza calcoli, con l'ardore di rischiare e di lasciare. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti a imitare il loro esempio. Il Papa, ricordando i 7 nuovi santi, soffermandosi sulla figura di Paolo VI e di Monsignor Romero, ha voluto sottolineare anche fuori dal testo scritto la figura di Nunzio Sulprizio, di questo santo giovane che viene indicato oggi in maniera del tutto particolare ai giovani per i quali si sta vivendo la 15ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Una sola sottolineatura poi delle parole del Papa. Insomma, ci basta Gesù o cerchiamo tante sicurezze del mondo? Chiediamo la grazia, ha detto Papa Francesco, di saper lasciare per amore del Signore le ricchezze, le nostalgie di ruoli e poteri, le strutture non più adeguate all'annuncio del Vangelo. Oh,
Fratelli e figli carissimi, nella gioia della comunione dei santi, presentiamo al Signore le necessità dell'ora presente in attesa di partecipare pienamente alla gloria futura. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio. Nutrita dalla grazia dei sacramenti e sorretta dalla testimonianza e dell'intercessione dei santi, risplenda sempre della bellezza del suo Signore. Oremus pro legislatoribus et publicis moderatoribus. 愿你们在圣神, preghiamo per i legislatori e i governanti, guidati dalla luce dello Spirito Santo e dell'autentica ricerca del bene comune, si dedichino con passione all'edificazione della civiltà dell'amore. Oremus pro Christianis qui persecutione spaziuntur. Preghiamo per i cristiani perseguitati e abitati dalla fierezza di appartenere al Signore Gesù, siano testimoni miti e tenaci della vittoria pasquale. Dominus te precede. Oremus pro juvenibus vocationem querentibus. Preghiamo per i giovani in discernimento vocazionale, affascinati dalla novità del Vangelo e con lo sguardo fisso su Gesù, scelgano di fare della propria vita un dono totale d'amore. Oremus pro sponsis et coniugibus juvenibus. Free from every form of selfishness. Preghiamo per i fidanzati e i giovani sposi, liberi da ogni forma di egoismo e dalla mentalità mondana, si aprano alla gratuità e alla fedeltà. Ascolta, oh Padre, la preghiera della Chiesa che oggi gioisce per la testimonianza e la compagnia dei santi, veri discepoli e amici di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Orate fratres, ut meum ad esse un sacrificio, accettabile fiat apud Deum Patrem omnipotens. Suscipi ad Dominum sacrificium de manibus suis, ad laudem et gloria nomini sui, ad utilitatem corpore nostra, tot iusque ecclesiae suae sanctae. Suscipi Domine a fidelium preces con oblazioni vos ostiarum, ut per ectie devozione sofficia. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Grazie sagamus Domino Dio nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Ecco ne salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sante Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius hoc mirificum fuit opus per Paschale Mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad an gloriam vocaremur, quanum genus electum regale sacerdotium, gens santa et acquisitionis populus diceremus. Et tuas annunciaremus ubique virtutes, quid nostre tenebris a tu un admirabile lumen vocaste. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tua et animus in fine del cielo. Santus es Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus ad ocasum oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare vinieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, tibi gratias agens benedixit, frecit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo posco incenato in est accipiens calicem et tibi gratias agens benedicti dedicque discipuli suis dice accipite et vivite ex eo omnes hic est enim calic sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confiteremus. Domine, venias. Igitur Domine, eius in fili tui salutifere passioni, nec noc mirabili a resurrezione, sed in cielo gloriosa ascensione. Offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quem sumus, siones ecclesiae tue, et agnosen ostiam, cuius voluiste immolazione placari, concede ucri corpore et sanguine, fili tui reficimus, spiritu eius santo repleti, unus corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, un beato Iosef eius Ponso, un beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santis Paulo, Ansgario, Arnolfo, Francisco, Vincenzio, Marie, Caterine, Nazarie, Ignazie, a Santa Teresia, a Iesu, et Nunzio, et omnibus santis, quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Eg ostia nostre reconciliationibus profitiat quesimus Domine, at totius mundi patien atque saluten, ecclesiam tuam, peregrinanten in terra, in fide et caritate firmare digneis, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali, ordine et universo clero, et omni populo adquisitionis tue. Votis eius familie, quantivi astare voluisti, adesto propitius, omnes filios tuos ubique, dispersus, tibi, clemens pater, miseratus, coniunge, frates nostres defuntos, et omnes qui tibi placentes et ob seculo transierum, in regnum tuum benignus admite, ube fore esperamus, id simul gloria tuo perennitir setiemur. Per Christum Domine nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen.
accepti salutare vos moniti e divina istituzione formata, audemus dicere. Domine ab omnibus malis. Da propitius patiam in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatans fem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare coordinare linieris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini si semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem.
Grazie, Agnus Dei, exequitoli peccata mundi, beati che a cena agni vocati sum. Domine non sum dignus, ut intre suspectum meum, sed tanto vit verbo, et sanabitur anima mea. Thank you.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let's keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Da 2 minuti sono passate le 12, immagini in diretta da Piazza San Pietro, dove stiamo seguendo la Santa Messa presieduta dal Santo Padre Francesco con la canonizzazione di 7 nuovi santi: Paolo VI, Oscar Arnulfo Romero Galdames, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e Nunzio Sulprizio. Fra qualche istante la preghiera dopo la comunione, quindi l'allocuzione, le parole che il Papa pronuncerà prima dell'Angelus. Oremus. Maiestatem tua Domine supplicitur de precamur. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Prima di concludere questa e ora le parole prima dell'Angelus. Desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e i numerosissimi vescovi e sacerdoti provenienti da ogni parte del mondo. La mia deferente riconoscenza va alle delegazioni ufficiali di tanti paesi venuti per rendere omaggio ai nuovi santi che hanno contribuito al progresso spirituale e sociale delle rispettive nazioni. In particolare saluto Sua Maestà la Regina Sofia, il Presidente della Repubblica Italiana, i Presidenti del Cile, El Salvador e di Panama. Un pensiero speciale rivolgo a Sua Grazia, Rowan Williams, e alla delegazione dell'Arcivescovo di Canterbury con viva gratitudine per la loro presenza. Il mio saluto va a tutti voi, cari pellegrini, come pure a quanti seguono mediante la radio e la televisione. In particolare saluto il folto numero delle ACLI, rimaste molto riconoscenti al Papa Paolo VI. Ed ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria, prima e perfetta discepola del Signore, perché ci aiuti a seguire l'esempio dei nuovi santi. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Tu dimitis in salvo promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimo, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus de fontis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Domino Hobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et exalt nunque tusque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Consueto, ora il Papa lascerà i paramenti liturgici, saluterà quanti sono presenti sul sagrato, in particolare i cardinali, i vescovi che hanno concelebrato a questa solenne celebrazione eucaristica, dopodiché passerà sulla piazza per salutare le migliaia e migliaia di fedeli che sono giunti a Roma, qui in piazza San Pietro. Nella locuzione prima della preghiera mariana dell'Angelus, il Papa ha salutato le diverse delegazioni che sono giunte per questa occasione, dalla regina Sofia di Spagna con il seguito, è presente anche il ministro della Cultura, al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, con la figlia Laura e il seguito, presente anche il Ministro per i Beni Culturali, al Signor Sebastián Piñera Echenique, Presidente della Repubblica del Cile, con la consorte e il seguito, insieme con loro anche il Ministro degli Esteri, al signor Salvador Sánchez Serén, Presidente della Repubblica de El Salvador, con la consorte e il seguito, il signor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente della Repubblica di Panama, con il seguito,
la signora Olga Alvarado, vicepresidente della Repubblica dell'Honduras, con il consorte e il seguito. Il signor Chen Chien-Yen, vicepresidente della Repubblica con la consorte, vicepresidente della Repubblica di Taiwan. Dall'Uganda il signor Edward Kiwanuka Sekandi, vicepresidente della Repubblica e il seguito. Dal Camerun il signor Philippe Mbarga Mboa, ministro della Presidenza, con il seguito. Dalla Francia il signor Jean-Yves Le Drian, ministro degli esteri, con il seguito. Da Malta il signor Carmelo Abela, ministro degli esteri, con la consorte e il seguito. Dal Principato di Monaco il signor Patrice Cellario, ministro dell'interno, con la consorte e il seguito. Per la FAO il signor José Graziano da Silva, direttore generale, con la consorte e il seguito. E Sua Altezza l'eminentissima Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, principe e gran maestro, con il seguito. Come abbiamo sentito, salutato dal Papa, è presente anche Sua Grazia Rowan Williams, arcivescovo emerito di Canterbury, in rappresentanza dell'arcivescovo Justin Welby e 10 arcivescovi anglicani. C'è da ricordare che le reliquie che sono state presentate dei nuovi santi sono per Paolo VI la maglietta dell'attentato di Manila con le macchie di sangue della ferita, per Oscar Romero parte di un osso, per Francesco Spinelli ossa di un piede, di Vincenzo Romano la vertebra, di Nunzio Sulprizio un frammento d'osso del dito della mano, di Maria Caterina Casper ossa della spina dorsale e di Nazaria Ignazia una ciocca di capelli. Ancora la tomba di Paolo VI, San Paolo VI, rimarrà nello stesso luogo per dare compimento al suo testamento. La tomba amerei che fosse nella vera terra, con umile segno che indichi il luogo e inviti a cristiana pietà. Niente monumento per me. Così Papa Paolo VI, mentre continuiamo a vedere Papa Francesco che sta salutando i cardinali presenti a questa celebrazione di canonizzazione. Questa mattina sono collegati con noi anche gli amici di Cremona. Vado a leggere quanto ci hanno inviato a proposito delle suore adoratrici di Rivolta d'Adda, che sono nate dal cuore di uno dei nuovi santi, vale a dire Francesco Spinelli. L'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento nasce a Bergamo il 15 dicembre 1882. Nel 1888 sono già un centinaio le giovani affascinate dal carisma dell'adorazione e del servizio. Le suore dedicano la vita alla preghiera davanti all'Eucarestia per attingere da Gesù la forza per servire i più poveri, quelli che nessuno vuole. Inizialmente si dedicano soprattutto alle ragazze che dalle valli bergamasche arrivano in città, offrendo loro casa, cura, lavoro. Per vicende dolorose legate alla poca abilità dello Spinelli nell'economia e alla grande fiducia e obbedienza da lui riservata ai suoi superiori, l'istituto incorre in un grave dissesto finanziario. Nel 1889, tradito e abbandonato, costretto a lasciare il suo istituto e la diocesi stessa di Bergamo, Don Francesco trova accoglienza tra le suore della comunità di Rivolta d'Adda.
accolto in diocesi di Cremona dal lungimirante vescovo Geremia Bonomelli, che dopo una prima remora lo riceve come un santo, Don Francesco continua a guidare le adoratrici che intanto si moltiplicano. Alla morte di Spinelli nel 1913, l'istituto conta 68 comunità, delle quali una a Modena e una a Domodossola. Nel 1958 si realizza un altro desiderio di Don Francesco: andare in terra di missione. Si apre la prima comunità a Leopoldville in Congo, a cui seguono altre aperture nei paesi in via di sviluppo. Anche in Italia le adoratrici si sono diffuse dal nord al sud. Tante le scuole, gli ospedali, gli istituti assistenziali e di cura per anziani e disabili, e poi le attività parrocchiali e attenzione ai più poveri, malati di AIDS, ragazzi usciti dalla tratta, donne uscite dalla dipendenza, carcerati. L'Istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, nato a Bergamo nel 1882 ad opera del beato oggi santo Francesco Spinelli, ha attualmente la casa madre a Rivolta d'Adda in diocesi e provincia di Cremona. Anche la bella Argentina, dalle grandi praterie, ha accolto il germe eucaristico e ha dato le prime adoratrici. In questo paese le suore sono impegnate nell'insegnamento, nell'assistenza alle carceri e nella catechesi. Pure in Camerun le adoratrici sono presenti a Dumbi, alle soglie della foresta abitata dai pigmei, a Yaoundé. Da circa 2 anni vive una comunità per suore studenti che frequentano l'Università Cattolica, che garantiscono la presenza nel carcere cittadino come segni di speranza. Quindi anche dal santo Francesco Spinelli un'opera grande di bene che a tutt'oggi veramente porta avanti ciò che il Vangelo chiede.